Riceve la parola Lucio, ecco, grazie. Buonasera a tutti, grazie di questa bella serata. Io voglio ringraziare prima di tutto Cesare Damiano che ha voluto partecipare a questo incontro e portarvi la posizione del nostro partito a livello nazionale e soprattutto, essendo un uomo che proviene, ha fatto il ministro del lavoro e politiche sociali, viene dal mondo del sindacato, quindi sicuramente in grado di interpretare bene la situazione che vive il nostro paese e dare sicuramente degli elementi importanti di riflessione. Naturalmente con me c'è anche la senatrice Franca Donaggio, la ringrazio della sua presenza, segno evidente che fra di noi c'è un gioco di squadra, un lavoro comune, un impegno che stiamo portando avanti molto importante in questa fase. Guardate, mancano pochi giorni alla chiusura della campagna elettorale, però sono giorni importanti perché si è in grado di parlare con la gente. Voi, a differenza di Berlusconi che ha le TV e ha gli altri strumenti, voi siete il vero motore della nostra politica, perché la nostra politica è fatta con le gambe degli uomini, con la testa, con il cuore che mettiamo in campo tutti i giorni per spiegare come stanno le cose. Il paese purtroppo e anche la regione non sta vivendo una fase positiva, ci sono tanti problemi, ci sono difficoltà all'interno delle famiglie. Nella provincia di Venezia voglio ricordare che abbiamo 60.000 pensionati che hanno meno di 800 euro al mese, abbiamo una situazione dal punto di vista del lavoro sicuramente molto delicata, abbiamo decine e decine di operai, lavoratori, impiegati, giovani che perdono il posto di lavoro e soprattutto abbiamo una cassa integrazione che sta aumentando sempre di più, segno evidente di una crisi che esiste forte nel nostro territorio. Guardate, in questi giorni una delle cose che mi è capitato, perché quando parliamo fra di noi a volte può capitare che c'è qualche divisione, ma ci capiamo perché veniamo dalla stessa storia, dai stessi percorsi, abbiamo noi gli stessi sentimenti rispetto alla vita politica e alla socialità che ci circonda. Quando però avviciniamo una seconda fascia di cittadini, quelli magari che si fanno un'idea guardando la TV o magari non leggendo un giornale o non ascoltando un po' le cose come funzionano, ma accorgo che tanti cosa dicono? Vabbè, ma insomma la politica è tutto uguale, forse non andrò a votare, ma che differenza c'è tra voi e gli altri? E magari quelli che mi dicono questo poi sono quelli che andranno a votare e decidono di votare per la Lega. Allora la cosa che noi dobbiamo spiegare a queste persone, e siete voi, guardate, in questo momento protagonisti di questo sforzo, dobbiamo spiegare che la Lega intanto sta governando il Veneto da 12 anni con Galan presente come presidente per 15 anni, per 15 anni. Quindi noi abbiamo in questa regione una maggioranza di centrodestra, compresa la Lega, che governa questa regione da 15 anni. E allora dobbiamo spiegare alla gente, se la sanità non funziona, se stanno privatizzando gli ospedali, ricordo sempre la situazione dell'ospedale all'Angelo di Mestre, dove a gennaio non sono riusciti a pagare gli stipendi dei medici, del personale amministrativo, degli infermieri, perché lì è entrato questo meccanismo nuovo, i soldi, la finanza che entra nella sanità. Ma noi la sanità la vogliamo pubblica, noi vogliamo una sanità che prima di tutto risponda agli interessi dei cittadini, non agli interessi delle banche che hanno messo i soldi. Prima di tutto i soldi per le banche e quindi non si pagano gli stipendi, prima di tutto i soldi per le banche e magari qualche servizio importante non viene fatto, qualche medico non viene assunto, qualche infermiere magari non riesce a entrare nel mondo del lavoro. Quindi la prima diversità tra noi e loro è questa, noi siamo per una sanità pubblica, anche a Chioggia e in questo territorio vogliono privatizzare, vogliono fare un ospedale pubblico privato con i soldi in project and financing. Noi diciamo di no a questa ipotesi,
perché pensiamo che prima di tutto un ospedale, una sanità deve rispondere agli interessi, ai bisogni, alle esigenze più varie che pongono i cittadini di un territorio. Seconda questione che vi pongo, la questione del nucleare e degli impianti in questo territorio. Vogliono portarci il nucleare qua sapendo che ci stiamo battendo per evitare che facciano un impianto turbogas a Cona, fare altri impianti nei territori, hanno fatto il rigassificatore a Porto Tolle, ci sono una serie di impianti dal punto di vista ambientale che sicuramente creano delle ferite al nostro territorio. Ma come fa Zaia votare a Roma per il nucleare nel Veneto e poi venire nel Veneto e dire che non è d'accordo? Noi diciamo un'unica cosa, non siamo d'accordo a Roma sul nucleare, non siamo d'accordo a Venezia e non siamo d'accordo a Cavarzere, lo diciamo con correttezza, si può discutere, essere d'accordo o no, ma la nostra posizione è chiara. Il Veneto è stata una delle tre regioni, assieme a Lombardia e Friuli, che non ha fatto ricorso alla Corte Costituzionale per dire no al fatto che da Roma si decide dove mettere il nucleare. Ma voi pensate che questo territorio abbia bisogno di una centrale nucleare per creare posti di lavoro? Provate a pensare quanti posti di lavoro potremo creare con altre energie pulite, col solare, col geotermico, con l'eolico, con altre fonti su cui ricercare e impegnare i giovani ricercatori della nostra regione. Questa è la sfida che abbiamo di fronte. Manca nel Veneto un piano energetico. Vogliono portarci il nucleare senza aver fatto questo. Allora le responsabilità dove stanno? È colpa del centro-sinistra? È colpa del Partito Democratico? Lo spieghiamo a questi cittadini che sono incerti che questo sta succedendo. L'altra cosa, la terza questione che volevo porvi, vengono qua magari il chisso di turno, qualche altro personaggio che arriva all'ultimo secondo, magari dopo non lo vedi più, ci dicono che faranno le infrastrutture, faranno le strade, faranno la Romea commerciale, faranno la ferrovia che unisce Chioggia a Cavarzere, ma perché non l'hanno fatta in questi 15 anni? Ma perché se avevano promesso che entro il 2008 la Romea commerciale veniva fatta, non siamo al punto che non abbiamo uno straccio di progetto? E allora come possiamo credere a questi che vengono a dirci queste cose solamente in campagna elettorale? Ci dicono che bisogna aiutare le famiglie più in difficoltà, ma perché Galan ha fatto passare nell'ultima finanziaria una norma che prevede che si taglia l'IRPEF, l'addizionale, al di sopra di una certa cifra? Chi prende 100.000 euro risparmia 400 euro, ma quella persona di quei 400 euro molto probabilmente non gli cambia la vita, ma 400 euro dati a un pensionato, dato a un cassa integrato che è in difficoltà, dato un lavoratore che magari perde il lavoro e ha bisogno di continuità, quei 400 euro erano e sono importanti. Questa è la diversità tra noi e loro. Hanno scelto di far risparmiare i ricchi, ma non avevano in testa e non hanno in testa l'idea di una società veneta che è in difficoltà, di una realtà come la nostra che ha tanti problemi dal punto di vista del lavoro, dal punto di vista dello sviluppo, dal punto di vista della prospettiva. Allora noi vi chiediamo di spiegare alla gente queste cose. Sono queste le diversità tra noi e loro. A sto punto però è importante una cosa, che ci sia un grande sforzo vostro per far votare il Partito Democratico, perché questa è la sfida. Noi in Regione sicuramente stiamo facendo una corsa con grande difficoltà, una grande difficoltà, però abbiamo bisogno del vostro aiuto, perché un Partito Democratico forte sicuramente le questioni del sociale, le questioni legate al mondo del lavoro diventano la nostra centralità, diventano il punto comune della nostra azione. E noi abbiamo un candidato, Giuseppe Bortolussi, che sicuramente sa incarnare e interpretare meglio di altri i bisogni della piccola impresa, del mondo del lavoro,
di un Veneto che è fatto di tanti aspetti importanti dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista sociale.